Proprio ad Arezzo, Gabriele Michalizzi, fotoreporter di guerra, aveva spiegato quanto fosse pericoloso il suo mestiere. Nelle ultime ore, purtroppo, è stato ferito da una granata a Deir ez-Zor, nella Siria orientale. È stato trasportato in aereo in un ospedale americano a Baghdad. Ho parlato con i medici che l'hanno operato, i quali mi hanno detto che l'occhio destro è reattivo, mentre quello sinistro è più danneggiato, ha detto Alessandro Sala, collega del fotoreporter Michalizzi. È ancora presto per dire se da quell'occhio ha perso o no la visione. Gabriele è riuscito a parlare al telefono con la compagna, alla quale ha chiesto notizie sul proprio stato di salute, essendo da solo e bendato in ospedale. Gabriele è forte, ha detto la ragazza, dopo aver riattaccato. Il fotografo ha anche riportato una frattura a una mano e per via dell'onda d'urto avrebbe perso l'udito dell'orecchio sinistro. Riascoltiamo che cosa ci aveva detto durante la serata che si era tenuta con lui protagonista alla Casa dell'Energia. Il problema grosso del nostro tempo è che ci sono sempre meno professionisti a farle e si utilizzano sempre di più i video e comunque le immagini che fa chiunque. E il problema proprio del nostro lavoro è che noi abbiamo una credibilità che ci guadagniamo nel tempo da giornalisti, abbiamo un codice deontologico, abbiamo delle regole a cui sottostiamo. Invece adesso è un po' alla merce di tutti, quindi chiunque può fare fotografia e spedirla a un giornale e quindi il giornale deve comunque fare un fact checking, si dice in inglese, cioè un controllare la sorgente della notizia e questa è una cosa che sta creando dei problemi perché molte volte escono queste fake news appunto e quindi adesso non si sa più cosa è vero e cosa no. Quindi questo periodo di social, comunque dove le notizie viaggiano così velocemente, non si sa più cosa è vero e cosa è falso. Prima invece un giornale aveva l'autorevolezza per comunque certificare una notizia e se sbagliava comunque avrebbe ripubblicato nell'edizione dopo la rettifica. Questa cosa si stanno perdendo e questo è un grave problema per il nostro lavoro e in generale per l'informazione pubblica. Due volte è stato ferito e potrei raccontarti tante volte in cui mi è andata molto bene, che hanno ferito gente di fianco a me. Capita, nel nostro lavoro c'è anche questo, ho perso tanti amici, ho perso anche dei colleghi, tra cui anche quasi un fratello e capita, fa parte del nostro lavoro, non è la cosa principale perché ovviamente ci sono dei rischi, noi cerchiamo sempre di calcolare i rischi, però è un problema che nella guerra la variabile è sempre quella che poi causa l'incidente, quindi non si può prevedere tutto. È una componente del suo lavoro, noi lo sappiamo, cerchiamo di stare attenti, però ovviamente la notizia sta sempre dove è difficile arrivare molte volte.